Grumi e Ponti. Una gara assolutamente priva di favoriti, e questo è quello che abbiamo scoperto nel Centro Delfino, con tanti risvolti singolari di velocità, di resistenza, di ritorno, di voglia di portare a casa per la prima volta il titolo, di sorprese di chi cerca come Liendo una conferma, un progresso forte dell'anno scorso, e di chi improvvisamente è arrivato qua come Dan Rose in una condizione notevolissima. E poi c'è il francese Maxime Grousset, che ha dimostrato grandissima solidità non solo in questo campionato. Si sale sul blocchetto di partenza, finale mondiale incerta dei 100 delfino maschili. Ultimo a cercare la posizione corretta, Maxime Grousset, tempi di reazione più o meno simili al centro della vasca, spicca lo 0,59 allo start di Gal Cohen Grumi, che poi però vede sfilar via come un siluro Maxime Grousset verso il primo 50, e nella parte alta della vasca accelera anche Nils Corstanie. Arriva un po' lungo però Grousset alla virata, e questo è un peccato perché ha maturato un buon vantaggio. Nessuno ha il coraggio di passare come ieri, ma non troppo distante Corstanie spinge sempre nella prima parte. Ultimi 25 metri, rischia di scomparire dai radar Nils Corstanie, mentre sale potente l'azione di Maxime Grousset, anche Liendo Edwards in corsia numero 3. Ultime bracciate di fatica per il francese, si va alla tocco con un nuovo campione del mondo, Maxime Grousset, 50 e 14, secondo gradino del podio, argento per Josh Liendo Edwards, per il bronzo c'è Deira Rose, che non sarà un oro ma lo consacra definitivamente tra i grandi. È gara veramente gustosissima questo Centro Delfino, e gara di qualità. Il terzo 50-46 denota una profondità degli atleti in questa prova davvero notevole. Temple mai in gara a 50-81, altro disegno di come si sia mossa rapidamente la testa della prova, che ha vinto meritatamente Grousset. Ha vinto perché ha nuotato molto meglio degli altri, perché è stato aggressivo, ha vinto nonostante un arrivo in virata un po' lungo, resistendo decisamente bene nelle ultime bracciate e segnando un tempo 50-14, che è un tempo di grandissimo rilievo. Dunque Maxime Grousset finalmente riesce a fare la gara della vita, l'avevamo detto in fase di presentazione, dopo due bronzi in questa vasca nei giorni scorsi voleva di più, ha ottenuto di più, una bellissima prestazione condita da un 50-14, impreziosita da un riferimento cronometrico che è tra i migliori al mondo. E poi che solidità.